rinunciai e qualche sera dopo la invitai in un bel posto a San Colombano all'Ambro, una ridente località collinare fra il Lodigiano e il Pavese, patria della Bonarda, fiorente sui colli di ciliegi, al ristorante Dancing Leggerette. Qualcuno lo conosce. Cenammo a lume di candela in un'atmosfera molto romantica. Mary era bellissima ed elegantissima, con i suoi pantaloni neri e la maglietta di paillette. La invitai a ballare e la condussi in sala nel giravolta come un cavaliere nel pieno della potenza sentimentale. La strinsi a me delicatamente per non dare l'impressione di essere gretto e provai la pienezza vitale. I miei problemi, la mia debolezza fisica erano passati in secondo piano. Si era fatto tardi, quasi mezzanotte. Uscimmo dal ristorante per andarcene. Volgemmo insieme lui. Si emoziona. Bella parola. Qua ti volevo. Dalla me. Ce l'hai? Passa. Si era fatto tardi? Si era fatto tardi. Vai. Si era fatto tardi. Io, te, io mi emoziono. Quasi mezzanotte. Uscimmo dal ristorante per andarcene. Volgemmo insieme lo sguardo al cielo, come per chiedere all'alto se quel sogno fosse vero. La volta celeste era illuminata meravigliosamente da una luna scintillante e da molteplici stelle, come se fossero lì per noi. La guardai in viso. Era splendente, di una luce lunare riflessa che le donava un effetto seppia da vecchia fotografia. Che splendida serata! Non riuscii a frenarmi ed espressi l'impeto delle sensazioni che mi agitavano. Che cosa può volere di più un uomo dalla vita? Una bella serata, un cielo stellato, una luna splendente e una bellissima dama al suo fianco è il massimo che un uomo possa desiderare. Mary si emozionò per queste parole, non disse nulla, espresse la sua emozione in un abbraccio forte che mi avvolse intorno a sé e pianse. Lacrime calde che si unirono alle mie, beneauguranti e liberatorie. Le accompagnai a casa, fu un viaggio di ritorno lento, lento, come se volessimo goderci ogni secondo di quella magia. Stavamo bene insieme. Continuai a raccontare altri particolari della mia vita in modo che mi conoscesse meglio, sempre di più. Mary, al contrario, rimase chiusa nei suoi silenzi. Ascoltava e annuiva. La portai sotto casa e ci salutiamo, ripromettendo di rivederci al più presto. Ripresi la mia auto e ritornai a casa, ma non guidavo, volavo felice, perso nel firmamento tra quelle stelle e quella luna, come Astolfo che va a recuperare il senno di Orlando, e io la mia salvezza. La vita ricominciava ad avere un senso, i miei problemi per il momento erano allontanati. Ci frequentammo altre sere in balera. Anche se il mio fisico era debilitato, mi facevo forza per non apparire così malato e malmesso.